tutto il territorio cittadino e che idealmente configurano una rete teatrale ed un'offerta variegata e di qualità. Sindaco, vorrei sollecitarla su un argomento legato al nostro territorio, alla città. Lo scorso fine settimana si è registrato un incidente stradale che poteva avere conseguenze piuttosto gravi. In un incrocio, quello tra Via dei Principati e Corso Garibaldi, già in passato teatro di altri incidenti. È un problema questo legato alla viabilità in alcune aree della città, come risolverlo, come affrontarlo? Con l'assessore Tringali e con il comandante Battipaglia stiamo verificando, anche insieme alle forze della polizia, quali sono le possibili mitigazioni di questi incidenti. Per quanto riguarda Via dei Principati, Corso, lì c'è un problema che bisogna rispettare la precedenza a destra. Quindi si ascrive sicuramente anche alla responsabilità dei tanti guidatori che immaginano di avere la precedenza rispetto alla Via dei Principati. La segnaletica c'è, c'è bisogno di avere coscienza e intelligenza per evitare che succedano questi incidenti. Moderare assolutamente la velocità, dare la precedenza ed essere prudenti. Naturalmente verificheremo se esistono delle possibilità di mitigazione di questo fenomeno, ma insomma, credo che tutto sia molto dipendente dalla responsabilità dei Molti singoli. residenti sollecitano però un aspetto, un problema, quello legato all'utilizzo dell'impianto semaforico, Semaforico, cioè che sì. nelle ore notturne il semaforo sostanzialmente non funziona, è soltanto lampeggiante. Sì, questo sicuramente è vero, solamente che c'è un problema, che azionare il semaforo anche nelle ore notturne probabilmente può creare, non voglio dire qualche problema in più, ma quasi, nel senso che ci sono i buontemponi e ben pensanti che ritengono di poter passare col rosso, immaginando che essendo di notte non succeda niente. Naturalmente verificherò insieme al comandante Battipaglia se è plausibile e ragionevole azionare anche nelle ore notturne, sebbene ancora una volta tutto si ascrive alla disciplina, all'intelligenza e alla prudenza, al senso civico e di responsabilità di tante persone che guidano probabilmente in un modo allegro e sconsiderato. Si sta pensando anche agli autovelox, per esempio sul lungomare c'era un incidente pochi minuti fa sul lungomare Sì, Marconi. stiamo verificando anche questa ipotesi degli autovelox. Io ho suggerito al comandante Battipaglia, all'assessore Tringali, la ricerca di dispositivi incrementali, nel senso dei lampeggianti, del segnale di pericolo generico fisso con i lampeggianti arancioni sotto, in modo tale che si induca alla prudenza, nel senso che si hanno queste, anche, noi avevamo pensato anche ai cordoli, non si possono Ah, non mettere, si non si possono possono mettere. mettere. Mettere le bande sonore credo che sia un'azione inefficace, oltretutto disturba, perché sono rumorose, bande sonore, quindi disturberebbero tutti i palazzi del circondario. Mettere questi dissuasori può essere una strada, può essere una strada. Verificheremo anche per gli autovelox che devono essere autorizzati, come è noto, dal Ministero dei Trasporti. Sindaco, stanotte hanno accoltellato un ragazzo proprio al Lido Sì, di di Mercatello. Mercatello. Cinque Cinque. coltellate. Cosa ne pensa? C'è un allarme sociale che riguarda i giovani della città? Ma io non parlerei, francamente non parlerei di allarme sociale. C'è un problema che attraversa tutte le città, diciamo, di questi atteggiamenti estremi da parte delle giovani e giovanissime generazioni che vanno in qualche modo verificate anche sul piano sociologico. Perché, ma non credo che a Salerno ci sia un allarme di questo tenore. Naturalmente io già quando c'è stato un altro episodio ne ho parlato con il questore e con il prefetto, con il questore che è deputato all'azione di vigilanza e di contrasto. Stiamo aspettando di verificare insieme al questore e al prefetto quali possono essere eventuali. Ne avevamo suggerito delle interforze, delle pattuglie. Però, diciamo, rispetto alle altre situazioni, io credo che Salerno non sia in una zona rossa. Un'ultima battuta sul verde pubblico, Sindaco, perché veramente la situazione non migliora. Non è vero che non migliori, qualche cosa lo stiamo facendo anche in affanno e con difficoltà. Stiamo facendo degli interventi spot, stanno facendo le visite mediche per quanto riguarda le assunzioni di questi nostri concittadini che saranno impegnati nei capistrada e che una volta affidati i lavori, credo che sia una questione di ore, daranno un respiro di sollievo sapendo che parte un'iniziativa che andrà prendendo corpo nel tempo, non è, come dire, non è una Non bacchetta immediata, magica. certo. Invece, per quanto riguarda parchi ed altro, la gara è stata impiantata. Mi pare che ci siano, non vorrei dire sciocchezze, prendetele col beneficio dell'inventario,
mi pare 11 ditte che hanno partecipato, la commissione è stata fatta, verificheranno rapidamente quali sono e appalteremo anche quello, se Dio vuole, come dire. Grazie, grazie per la disponibilità.